Bentornati amici al consueto appuntamento del lunedì. Oggi abbiamo voluto ricordare, essere in sintonia con la settimana che è passata, appunto la festa della donna. Siamo davanti al teatro nella panchina che ci ricorda di essere tranquilli, sereni, stop alla violenza sulle donne. Allora noi, rinnovandovi questo invito, partiamo con la nostra rubrica, quella del lunedì, appunto, che riguarda gli sport di tutta la settimana, e cominciamo come sempre a parlare di volley. Ieri è cominciata la pool promozione, Soverato è andato a vincere una bella partita a Busto Arsizio 3-2. Sentiamo il servizio. Amici biancorossi, eccoci live nel post partita di Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Volley Soverato. Soverato che è passata 3-2 con una parità incredibile in questo avvio di pool promozione. Siamo qui con Emma Malinov, che insomma gliel'ho già chiesto così: cosa avete combinato stasera? Grande partita, un po' il rammarico di non averla chiusa già al terzo set, ma aver subito la rimonta, aver vinto lo stesso, vuol dire insomma di aver giocato e aver fatto una grande prestazione. Sì, siamo state brave oggi, siamo contente della nostra prestazione perché comunque dopo essere avanti 2-0 abbiamo avuto un calo, però siamo state comunque brave a reagire e si è visto il lavoro che abbiamo fatto durante tutta questa settimana. Infatti la partita è un po' lo specchio di quello che facciamo in allenamento, ci stiamo impegnando tanto e sicuramente giocare senza tante pressioni addosso ci lascia molto più libere e molto più fantasiose nel nostro gioco. Ecco, si potesse giocare senza pressione sempre, sarebbe decisamente più facile per tutti. Esatto, sarebbe tutto più facile, però dai, sono contenta, ce lo siamo meritate, stiamo lavorando bene perché dobbiamo continuare a far bene. Beh, il bello inizia adesso perché insomma quello che era la salvezza è andata e adesso potete davvero togliervi tante soddisfazioni. Questa è già una piuttosto importante, ma il percorso è ancora lungo e chissà dove si può arrivare a questo punto. Mancano ancora 5 partite, speriamo di crescere di partita in partita, siamo tutte ragazze giovani, quindi sicuramente questo è a nostro favore e ci aiuta nella nostra crescita. Speriamo di continuare a far bene. Giunge coach Chiappini, che è qui seduto davanti a me, e la domanda che faccio un po' quella: cosa avete combinato stasera? Un grande colpo. Beh, no, non lo so, a me mi girano un po' le scatole perché non abbiamo vinto 3-0 onestamente, però perché sul 24-22 la nostra miglior battuta è andata fuori, però ci sta. Noi abbiamo giocato una buona gara, secondo me, anzi direi ottima, e abbiamo sbagliato molto poco, questa è stata la chiave della partita. Noi abbiamo sbagliato molto poco, abbiamo difeso molto. Probabilmente insomma, Futura ha sofferto la pressione della nostra difesa perché abbiamo toccato tanti palloni. Sono molto soddisfatto. Beh, una grande partita, un successo meritato davvero, che penso che se fosse finita 3-0 nessuno avrebbe avuto niente da dire. Un gran peccato per davvero quei due match point, il primo fallito col servizio e poi insomma Juan che ha tirato sul muro. Sì, no, lì è stato, insomma, lei ha fatto il suo colpo migliore, giustamente, poi il muro è stato bravo, questo no, non è demerito del giocatore, è stato merito di chi ha operato a muro. Sono contento, non è che ho tanti commenti, devo fare un plauso alla squadra perché noi abbiamo viaggiato oggi, insomma abbiamo avuto qualche problema di ritardo con l'aereo, insomma, però nonostante tutte le difficoltà le ragazze hanno avuto la coscienza di concentrarsi soltanto sulla gara e hanno speso, credo, tutte le energie che avevano stasera, quindi un plauso a loro. Beh, allora, Emma Malino ha detto che sei un coach paziente, l'ha voluto dire, però insomma giocare senza pressione poi diventa tutto più semplice. È chiaro che insomma l'obiettivo vostro avete raggiunto, da qui in poi però tante belle soddisfazioni potete portarvi a casa. Sì, io direi di sì. Devo dire che questa squadra, anche quando ha giocato sotto pressione, ha giocato con coscienza, perché comunque durante tutto il campionato abbiamo dato fastidio anche alle cosiddette big del nostro girone, perché abbiamo fatto tutti i tie break, abbiamo vinto 4 partite 3-0 fuori casa, quindi insomma abbiamo fatto il nostro lavoro, forse probabilmente anche di più di quelle che erano le aspettative. Adesso ci divertiamo. Se devo chiederti cosa vuoi portarti a casa da questa promozione fino in fondo? In che senso dici? No, qualche obiettivo. Ma guarda, intanto noi ragioniamo settimana per settimana. L'obiettivo di questa settimana era di giocare bene sotto alcuni aspetti su cui abbiamo lavorato in questa settimana, e la correlazione battuta muro difesa è andata molto bene. I primi due set li abbiamo vinti bene perché abbiamo battuto in maniera eccellente tutte le rotazioni. Poi in alcune rotazioni la nostra battuta è calata,
sono venuti fuori i centrali di Futura, che sono onestamente centrali di qualità altissima, e probabilmente il discrimine è stato quello. Poi dopo, quando al tie break abbiamo ricominciato a mettere pressione con la battuta, abbiamo gestito noi il gioco. E come di consueto, dopo il volley noi parliamo di calcio. Una settimana importante, interessante, diversi scontri al vertice in tutte le categorie, qualche partita non giocata per le intemperanze del tempo, e allora noi come di consueto vi lasciamo alla carrellata che va dalla terza a salire questa volta alla eccellenza, ricordandovi che la seconda categoria, particolarmente il girone C, questa settimana non ha giocato. La Gioiese supera indenne la trasferta di Scalea, squadra terza in classifica, e rimane con 8 punti di vantaggio sulla seconda, che oggi diventa la Promosport, una Promosport che vince la sua partita casalinga contro l'Isola per 2-0 e che quindi tiene lontano appunto l'Isola dalle zone play-off e si mette appunto nelle condizioni di poter lottare per la posizione migliore in vista dei play-off finali. Siamo a 5 giornate dalla fine e, come dicevamo, la Gioiese con 8 punti di vantaggio può stare abbastanza serena, anche perché adesso, avendo superato questo ostacolo, può guardare al futuro con impegni più abbordabili, anche se, come sappiamo, nel calcio di abbordabile c'è ben poco domenica per domenica. Perdono invece tutte le inseguitrici, il Brancaleone, la Reggio Mediterranea e la stessa Isola Capoli del Sud. Come dicevamo, il Brancaleone perde nell'anticipo di sabato contro il Gallico Catona, l'Isola abbiamo visto come ha perso con la Promosport, la Reggio Mediterranea perde a Sersale per 2-0, un Sersale che ha urgente bisogno di punti e che cerca di togliersi dalla secche dei play-out, dove vanno bene quasi tutte, vince, come abbiamo detto, il Bocale, vince il Gallico Catone, vince anche il Sersale. Quindi invece quelle che vanno male sono Rende e Città di Acre, ormai crediamo condannato, perché avendo 13 punti di distacco dal penultimo posto a 5 giornate dalla fine, sarebbe impensabile poter recuperare questo punticino. Non si è disputata, anzi è stata sospesa, la partita tra Gioiosa Ionica e Paolana, erano sull'1-1 per l'impraticabilità del campo. Sappiamo che in questo fine settimana c'è stato un po' di maltempo in tutta la Calabria e quindi diverse partite alla fine sono state rinviate o sospese. Doppio pareggio per le squadre di testa della classifica, che lascia inalterato, in pratica il pareggio, le posizioni appunto tra Vigor Lamezia e Palmese, con i 6 punti di vantaggio a favore dei lametini. Doppio pareggio, dicevamo, la Vigor che pareggia contro il Ravagnese in trasferta, con il gol di Foderaro nel secondo tempo, che raggiunge per la seconda volta la squadra di casa, che era andata per 2 volte in vantaggio e per 2 volte è stata raggiunta appunto dalla capolista, mentre la Palmese non va al di là dello 0-0 contro la Deliese. In testa alla classifica, nelle zone alte della classifica, perdono invece San Giorgio Ardore e Comprensorio Archi. Il San Giorgio perde con il Capo Vaticano per 2-1, è una partita complicata perché addirittura arriva all'89esimo con il gol di Russo
dopo che secondi aveva pareggiato l'iniziale rigore di Baroni, sempre del Capo Vaticano. Però all'89esimo, come dicevamo, perde la partita. L'altra squadra sconfitta nella zona alta della classifica, l'Ardore, che perde nell'anticipo di sabato a Belito, e il Comprensorio Arca, terza squadra della zona alta, che perde con la 5 Frondese, come per dire che le squadre di bassa classifica oggi hanno avuto un po' la meglio su quelle che lottano per i playoff. La 5 Frondese con la vittoria si avvicina a 2 punti di distacco dal quinto posto, anche se questo quinto posto potrebbe non servire questa volta, perché la Palmese attualmente avrebbe 10 punti di vantaggio. Quinto posto che adesso è occupato anche dallo Sporting di Catanzaro Lido del presidente Tarantino, che nell'anticipo sempre di sabato, sappiamo che lo Sporting gioca sempre le sue partite di sabato al federale, vince per 3-0 contro il Melicucco. E quindi parlavamo anche del fatto che le squadre di bassa classifica hanno avuto un po' la meglio con le squadre che sono in testa. Invece c'era uno scontro diretto tra l'Atletico Maida ed il Roccella. Lo vince in trasferta il Roccella, che consente alla squadra regina di portarsi fuori dai play out, addirittura rispondendo alle vittorie di sabato di Melito ed Africo. Un Roccella che torna alla vittoria dopo tanto tempo e che adesso cerca di costruire la sua salvezza proprio nelle partite che contano. Anche nel girone C di prima categoria, pareggio per la prima in classifica. Il San Nicola da Crissa pareggia 0-0 in casa contro la seconda in classifica, la Virtus Rosarno, mantenendo appunto i punti di distacco 6 sulla squadra che adesso è diventata terza, perché in seconda posizione a 5 punti più in basso è salito il Borgia, vittorioso nel derby con l'Academy di Girifalco. Un derby che sembrava chiuso per la squadra del tecnico Fioretti a un certo punto, al 70esimo circa, con la doppietta di Paparazzo dopo che avevano segnato Russo per il Borgia e Quirino per il Girifalco, ma nel finale al 71esimo e all'84esimo Stranieri aveva portato la squadra ospite in parità. Ci ha pensato Mellacci al 94esimo, quindi in pieno recupero, a segnare il gol del definitivo 4-3 che porta la squadra di Borgia nella seconda posizione, come dicevamo. Nel resto della zona playoff il San Calogero viene sconfitto nell'anticipo di sabato dal Real Pizzo, un Real Pizzo che adesso si riavvicina nella zona play-off. Va bene anche il Chiaravalle, che dopo la sconfitta a tavolino ottenuta dopo che aveva maturato un pareggio nella trasferta di Borgia, invece viene sconfitto per una errata sostituzione da parte della panchina del Chiaravalle, non avendo rispettato la posizione in campo di 2 fuori quota. Sappiamo che nella prima categoria devono giocare un 2001 e un 2002 almeno, e quindi quando c'è stata questa sostituzione, a quel punto il Chiaravalle si è trovato con solo un 2001 e quindi non è stato possibile. Il giudice sportivo ha segnato la vittoria alla Borgia, però si è ripreso subito il Chiaravalle nella partita di oggi, e vincendo appunto in trasferta a Montepaone contro il Real Montepaone, e mantenendo adesso la quarta posizione a 45 punti, che consentirebbe appunto alla squadra del tecnico Bellini di poter guardare ai playoff.
Per quanto riguarda la coda della classifica, bella invece la vittoria della Nuova Valle, che ribalta il risultato contro il Gasperina, vince per 2-1 e si porta a 11 punti. 11 punti che attualmente consentirebbero alla squadra di Valle Fiorita di poter disputare il play-out proprio contro una delle due tra Rombiolese e Real Montepaone. La Rombiolese ha vinto e ha raggiunto il Real Montepaone, entrambe si trovano a 20 punti, quindi in quintultima posizione. Come abbiamo visto, vince anche il Real Mileto, che risale in classifica 2-1 contro il Badolato. E invece va male, abbiamo già detto del risultato, l'Academy Girifalco, che adesso è distaccato dalla penultima posizione di 4 punti e rischia appunto la retrocessione diretta. Segniamo anche il bel 5-1 del Città di Guardavalle contro il Praser, un Città di Guardavalle che si porta a 43 punti ed è insieme, quindi in pratica con San Calogero e il Real Pizzo, nella posizione a lottarsi proprio per questa quinta posizione valida per la disputa dei playoff. In seconda categoria nel girone C segnaliamo soltanto il recupero di sabato tra Casabona per lo Sport e Amatori Le Castella. La partita è finita 5-1 per la squadra di casa, Casabona, che adesso raggiunge a 27 punti la Sersalese in terza posizione. Invece dobbiamo passare adesso alla terza categoria. Nella terza categoria, segnatamente al girone C, uno dei due della delegazione di Catanzaro che noi seguiamo, vediamo che il Conflenti, vincendo la sua partita di oggi contro l'Excalibur Fronti per 6-1, un Excalibur che era quinto in classifica, mantiene la prima posizione in classifica e, approfittando del pareggio tra Belvedere e Marca, 2-2 il risultato finale di questa partita, che in pratica è stata abbastanza avvincente, tant'è vero che il Marca era passato in vantaggio al quinto con Anzillotti, poi aveva pareggiato Strumbo per il Belvedere, ancora Anzillotti nel secondo tempo, e al 91esimo Giovanni Riente pareggia per il Belvedere, quindi mantiene la posizione in classifica inalterata per le due squadre, secondo il Marca, terzo il Belvedere a 27 punti, e quindi il Conflenti, come dicevamo, con la sua vittoria adesso si porta in avanti con 3 punti di vantaggio. Vince anche il Bacca 3, la sua partita in casa contro il Longobardi, e si porta in quarta posizione, mentre, come dicevamo, scende l'Excalibur e si vede accorciato in classifica dal Girifalco. Un Girifalco che, vincendo la propria partita casalinga 5-0 sull'ultima in classifica in Serra Stretta, ma anche se, come dicevamo sempre, le partite vanno giocate, si porta in sesta posizione a 22 punti, a 2 punti di distacco appunto dalla quinta in classifica, e potrebbe inserirsi appunto nella zona playoff per disputare i cosiddetti spareggi promozione. Sappiamo che nella terza categoria sono 3 le squadre promosse, la prima direttamente, altre 2 da un unico spareggio tra seconda e quinta e terza e quarta. Da segnalare per il Girifalco ancora un bel gol di Iapello che apre segna le marcature, poi due doppiette di Cristoforo e Bernaschino.
Nel girone D di terza categoria, appunto, quello che non dice la lotta per la prima posizione, lo Schilleggio, anche pur non giocando, mantiene i 12 punti di distacco dalla seconda. La partita appunto tra Schilleggio e Kelly di Aquila è stata rinviata per impraticabilità del campo. Però la seconda in classifica non ne ha saputo approfittare il Real Cropani, che viene sconfitto 3-0 dal Simeri Creek. E allora diventa interessante la lotta appunto per le zone a playoff, con il Real Cropani a 23 punti e il Real Soveria Simeri a 21, che è una squadra che va a vincere 5-0 contro il Grifone Catanzaro in trasferta, il Real Soveria Simeri, e lo Staretti a 20 punti con il pareggio raggiunto proprio nel finale di partita da Vatrella al 95esimo contro la Vigor Catanzaro in trasferta, una Vigor che era passata in vantaggio con Voci al 41esimo, e poi Vatrella al 95esimo raggiunge questo importante pareggio nell'anticipo di sabato, che porta la squadra di Staletti al quarto posto a 20 punti, approfittando anche del pareggio del Vigor Catanzaro appunto con lo stesso Staletti. Ovviamente era uno scontro diretto questo di cui stavamo dicendo. E per il resto segnaliamo anche la vittoria del Città di Soverato nell'anticipo di sabato per 2-0 contro il Goodfellas, una doppietta di Procopio appunto per la squadra soveratese, che consente, dopo alti e bassi per la squadra del presidente Mancini, di guardare un giorno ai playoff e un giorno invece allontanarsi. Adesso è a 2 punti di distacco dalla quinta posizione, quella della Vigor e della Goodfellas, che sono a 19, quindi potrebbe ancora inserirsi, visto che mancano ancora 6 partite per loro, 7 invece per quelle che non hanno giocato o che hanno riposato, perché in questo campionato c'è una squadra che riposa settimanalmente. Vedremo ancora allora come andrà a finire, tutto aperto proprio come dicevamo nella disputa della zona dei playoff. Ed è tutto anche per oggi, noi vi rinnoviamo i saluti, i ringraziamenti per seguirci sempre tanti numerosi, e vi diamo l'appuntamento per lunedì prossimo.